Allora, siamo alla scuola di Ronco a Trivero, comune di Val di Lana, dove oggi viene accolta una bimba ucraina nella scuola elementare. E questa bimba farà la DAD perché avrà la possibilità di avere collegamento con la propria scuola ancora in Ucraina, e però è stata accolta anche dai bimbi di prima elementare che sono appunto qui a Trivero. E insieme a noi oggi c'è Giovanni Vacchino, che è il signore che ha deciso di accogliere la famiglia arrivata all'improvviso dall'Ucraina. In questo caso si chiama la mamma e Nadia con due bimbe. Ma come avviene, come è avvenuto e avviene molto comunemente e ovunque, anche a Trivero ci sono moltissime badanti che provengono dall'Ucraina. Una di queste aveva assistito anni fa i miei genitori, quindi siamo rimasti in contatto e in questa occasione ci ha detto che avrebbe fatto arrivare in Italia i suoi nipoti, però li ospitava. E quindi non c'erano problemi. Invece i suoi nipoti viaggiavano collegati con un'altra famiglia che non aveva dei punti di riferimento, quindi semplicemente avendo un alloggio libero e arredato è stato appena normale metterlo a disposizione di Nadia e della sua famiglia. La cosa curiosa è che poi andandoli a trovare, dopo qualche giorno, appena si erano un po' ambientati, ho visto che avevano attivato una DAD, una didattica a distanza con l'Ucraina. Questa cosa mi è sembrata quantomeno insolita, perché sotto i bombardamenti programmare l'attività didattica mi è sembrato abbastanza straordinario e quindi da lì è venuta l'idea di trasferire questa didattica anche a una scuola di Trivero. Il comune ha accettato immediatamente questa proposta ed eccoci qua. Possiamo anche fare due parole sull'accoglienza di Trivero e di Val di Lana, che insomma già negli anni passati ha saputo accogliere profughi provenienti da altri paesi, e ancora una volta si dimostra tra associazioni, comune e anche privati, insomma, un paese dal cuore grande. Sì, certamente è una caratteristica di Trivero, dovuto al fatto appunto che ci sono una quantità di associazioni che svolgono questa azione di sostegno nei confronti di chi ha bisogno, non soltanto degli immigrati, ma anche dei triveresi, in primis l'associazione Delfino, ma anche altre certamente, e quindi così è tutto più facile, perché poi l'aspetto forse più complicato, al di là dell'ospitalità, che è una cosa semplicissima e immediata, ci sono tutti gli aspetti burocratici, amministrazione comunale che deve registrare, la questura che deve registrare, l'ASL che deve registrare, quindi questa è la parte più complessa. Sono attualmente una cinquantina le persone ucraine arrivate qui a Val di Lana. Sono quasi tutte accolte da parenti presenti già qui nel territorio da anni. E proprio l'assessore Frederico ci stava raccontando prima che una coppia, una famiglia formata da mamma e tre figli sarà accolta invece nell'ambito del progetto SAI, che è il progetto ex SPRAR, quello insomma relativo all'accoglienza, e quindi a dimostrazione che la rete di accoglienza ancora una volta funziona.